l'alligatore che divorò New York. Mi accontenterei di un semplice hot dog, oppure di un bel panino, con un po' di mostarda sopra. Ho una fame da morire. È un pasto degno d'un vero re. E invece me lo papperò tutto io. Ci vorrebbe qualcosa per dessert. Mondo, un piccolo e saporito gattino. Che piattino delizioso. Zuppa di gatto. Oppure micio in fricassea. No, ho bisogno di un piatto forte, altro che dessert. Deve essere un nuovo tipo di sandwich con sorpresa. Mi pareva un gusto troppo delicato. No, qualcosa di più forte se vuoi. Vieni. Ricorda qui, non mi far correre a pancia vuota, che poi mi viene più fame. Quel lucertolone non mangerà da settimane. Meno male che noi gatti riusciamo ad arrampicarci con tanta facilità. Normalmente io non sarei capace di salire sopra quest'albero, ma sono un alligatore disperato. Aspetterò qui che quel ramarro troppo cresciuto se ne vada. Giuro che è la prima volta che vedo piovere pane, mostarda e cetriolini. Spiacente di interrompere la cena. Non si rinuncia tanto facilmente. Quel gatto ha irrimediabilmente stimolato l'appetito. Per mille gatti, e questo cos'è? La prego di avere cura di questo piccolo orfanello. È molto affettuoso e mi piace mangiare solo 27 volte al giorno. Che ingenuità pensare che io mi lasci ancora raggirare dal vecchio trucco dell'orfanello abbandonato. Orfanello! Questo qui è il sistema più efficace per arrestare la sua fame insaziabile. Povero golosone, che fine prematura è stata la sua! Era fortuna che passasse quest'auto blindata! Il proverbio dice: a mai estremi, estremi rimedi. Quel gatto penserà che sono un felino anch'io. E questo basterà per infondergli un falso senso di sicurezza. E quando meno se l'aspetta, gli balzerò addosso. Furbo come sono, io dovevo nascere volpe. Salve, amico mio. Sono nuovo di questa città, ma perché non mi accompagni a fare un giretto turistico? Un alligatore vestito da gatto, che roba! Vorresti fare una passeggiata? Sì, certo, come fanno tutti i gatti, cioè i gatti come noi. Io sono un gatto un po' randagio. Ma mi piacciono i gatti randagi. Ok, però non dire che non ti avevo avvertito. Tanto per cominciare dovrei fare quello che faccio io. Prima prova! Sono bravo! La seconda prova è la cosiddetta caccia dei cani. Dobbiamo dare la caccia ai cani? No, sono loro che la danno a noi, è un vero spasso, vedrai. Ma... Ehi, gnoccoloni, venite a prenderci! Io scappo! E io no! Non è divertente? Sto facendo un sacco di risate! Dentro quel buco! Aiuto! Tirami fuori di qui! Allora ti piace la vita dei gatti? Sì, è meravigliosa! Aiuto! Aiuto! Ah!
Per mille miagolie di gatti nottamboli. Tu non sei un gatto, sei un alligatore. No, io sono un alligatore fallito. Non riesco mai a mangiare, ho sempre una fame terribile. Non posso sopportare le lacrime d'alligatore. Ok, ok, basta, divideremo il mio cibo. Davvero? Certo, andiamo. Ecco qui una mia specialità. Finalmente del cibo. E questo cos'è? Sono l'isca di pesce alla fiamma. Vabbè, se le mangi tu, le mangerò anch'io.